Bentornati su Pokémon Zaffiro Alpha. In questo episodio entreremo nella Via Vittoria. L'ultimo ostacolo che ci separa dal diventare i campioni della Lega Pokémon, oltre la Lega stessa intendo. In ogni caso, armatevi di super repellenti, oggetti che vi fanno recuperare vita, oggetti che rianimano i vostri Pokémon, e forza, sub e anche flash. Come hai fatto a vedermi rigirato verso l'alto? Non ho fatto tanta strada per perdere proprio ora, non ci penso proprio. Dunque, gli allenatori della Via Vittoria hanno Pokémon particolari, in quanto non tutti fanno parte del Pokédex di Hoenn. Qui ad esempio c'è un Sigilyph, che viene da Unima. Nosferatu. Allora, cosa particolarmente importante? Come vi ho già detto, abbiate Surf, Forza e Flash. Servono solamente queste tre MT, quindi Cascata tecnicamente non serve a niente, ok? Bene. Allora, ovviamente, una volta finita la Via Vittoria, prima della Lega Pokémon, andrò a sistemare tutti quanti i moveset della squadra, e poi vi farò appunto vedere il risultato. Ok, Rhyperior. Non ho mai capito se si pronuncia Rhyperior o Rhyperior, perché nell'anime lo pronunciavano Rhyperior, se non sbaglio. In ogni caso, ci sono pochi strumenti nascosti qui, non li cercherò neanche perché non sono abbastanza utili, non sono rari, non sono introvabili da altre parti. Sono un Elisir, Repellente Max, Ultra Ball e Ferro. Non mi interessa più di tanto trovare strumenti nascosti. Attiverò la ricerca strumenti, ma se mi capita di trovarli, bene, altrimenti li ignorerò. Ci sono però 3 MT da prendere qui dentro. Tutte e tre sono molto utili, quindi prendetele. Prendete... sì, ho detto bene, prendetele. Allora, qui sono idiota perché non ho attivato il super repellente. In ogni caso, i Pokémon che si possono incontrare in questa Via Vittoria saranno tutti uguali per tutti i piani, perché ci sono ovviamente più piani della Via Vittoria, e saranno Golbat, Ariyama, Loudred, Lyron, Mawile su Omega, Sableye su Alpha e Medicham. Allora, dov'è il super repellente? Vai, ne ho 42 apposta. Ok. Dunque, mamma mia, l'eccitazione. Più che altro nei vecchi giochi Pokémon, dove era leggermente più complesso, tra virgolette, la Via Vittoria metteva un terrore. Adesso un po' di meno, devo essere sincero. Però vederla in 3D con la musica rimasterizzata. Rimasterizzata si dice? Credo e spero di sì. Ok, ecco qui uno strumento. Un Repellente Max, appunto. E sì, magari... no, già vi ho lasciato sentire un po' all'inizio del video la host della Via Vittoria, quindi non penso sia necessario rimetterla più volte. Questa via è così ardua, ha l'apparenza infinita e degna con il nome di Vittoria. L'ho letto malissimo. Sì, comunque, in tutti i giochi, prima della Lega Pokémon... in tutti i giochi? Credo di sì. Sì, in tutti i giochi Pokémon, RPG ovviamente, prima della Lega Pokémon c'è la bellissima Via Vittoria. Ovviamente i puzzle cambiano a seconda della generazione, però generalmente si utilizza spesso Forza. Ho notato questa cosa. Forza, Surf e normalmente Cascata sono le mosse più utilizzate nelle Vie Vittorie. E penso sia così, perché bene o male, uno, dovete tenere la prova praticamente di saper navigare. Uno, dovete avere i Pokémon forti, Forza, tra parentesi, e ovviamente mi colpisco da solo. E Flash, Cascata, ignoriamoli completamente. Ad esempio, in questo gioco non servono Flash, però è raccomandato. Andiamo con Acrobazia, forse gli fa anche più danno, se riesco a colpirlo, ovviamente. E ovviamente mi colpisco da solo perché sono idiota. Nosferatu, sei idiota. Poi con Incanto cosa mi riduce l'attacco fisico? Ah no, perfetto, speciale. Ok, sei ancora confuso. Tre volte su tre. Iniziamo benissimo la Via Vittoria, vero? Un altro Incanto. Adesso abbiamo l'attacco speciale a zero, se non sbaglio. Sì, di molto, abbiamo capito. Adesso posso attaccare? Alleluia. Tra parentesi, Frostlass, ve l'ho già spiegato, giusto? Mi sembra di sì. L'evoluzione di Snorunt, che si trova nella grotta ondosa, nella stanza gelata. E è un Pokémon stupendo. Si evolve con Pietra Brillio, se non sbaglio. E effettivamente, se ci pensate un secondo, essendo di ghiaccio spettro, Frostlass intendo,
e utilizzando pietra brillio come pietra evolutiva, tecnicamente voi avete ucciso uno Snorunt esponendolo alle radiazioni della pietra brillio, appunto, che dovrebbe simboleggiare anche il sole in parte. Allora, ho flash? Sì, ho flash, quindi usiamolo subito, perché qua altrimenti voi non ci vedete nulla. Io ci vedo, per carità, potrei fare la mia vittoria senza flash, però con flash, voilà, si vede molto meglio. Tra parentesi, no, tra parentesi niente. Questo pezzo, almeno questo pezzetto qui, è completamente identico alla mia vittoria originale. Quindi sì, spostate di due questo qui, spostate questo qua due volte qui, e siamo a posto. Giusto? Sì, c'è un allenatore lì che devo sconfiggere. Qua non si può andare, qua si deve andare. E quindi basta, sì, per forza. Allora, come si prende questo oggetto? Si prende sì, per forza così. Ok, vai. Un pipi su, davvero utile. Non lo utilizzerò mai perché i punti potenza di solito non scadono per me, perché non uso mosse particolarmente potenti. Quella è un MT, mi serve, appena ce l'ho la prendo. Il nostro incontro è voluto dal fato, il tuo destino è segnato, non hai scampo. Tra parentesi, dove sto andando adesso? Sto andando a prendere... no, niente cosa extra, sto andando nella parte principale ancora. Hitmontop! Evoluzione di Tirogue, solamente quando l'attacco e la difesa sono bilanciati, se non sbaglio. È un'evoluzione un po' strana, ma è un buon Pokémon. La maggior parte delle volte ha prepotenza, finto attacco, wow! E si usa anche in competitivo, è buono come Pokémon, assolutamente. Io non l'ho mai utilizzato perché raramente gioco nella sua tier. Se capite il gergo, wow, alla faccia del brutto colpo. Se capite il gergo, tier. Magari c'è qualcuno che non gioca in TRO. Ok, mandiamo Tiamat. E appunto, sì, non gioco mai, credo sia RU, Hitmontop, Rarely Used, ma lasciamo perdere, non lo so. Non mi specializzo in quella tier. Ok, TRO, Pokémon di tipo lotta della quinta generazione, molto fisico. Quindi, sì, forse dovevo mandare un Pokémon speciale. Quindi, sì, infatti regge. Addirittura gran fisico, wow. La sua controparte è Sock. Ed è buono come Pokémon, parecchio. Alla faccia se è buono Sock. Ovviamente però questi qua devono usare sempre resistenza o devono avere vigore, perché un'abilità loro è vigore, tanto per dire. Tro, sei quasi morto, adesso ti uccido con forza, tanto per chi mi va. Strength. Ciao ciao Tro, sarò bello conoscerti. Ah, mamma mia, volevo parlare di un certo argomento, me l'ero anche preparato prima del video, però come hai osato? Però me lo sono dimenticato, dannazione. Pazienza, dai. Allora, cambiamo un po' la squadra, abbiamo detto. Ah, posso mettere Rao davanti, che bello. Adesso vediamo se non è utile. Dunque, torniamo al primo piano. Bene o male ci sono pochi, non dico percorsi, però ci sono poche strade doppie. Invece nella via vittoria originale, mamma mia, se sbagliavate una strada giravate in tondo e non riuscivate più a tornare indietro. Ci si perdeva, sì, è vero. Nelle vecchie vittorie ci si perdeva, tanto che erano complesse. Adesso però hanno aggiunto la tridimensionalità, quindi il com'è che si chiama? La terza dimensione, quindi l'asse Z, quindi verso l'alto. E quindi è un po' un problema. Perché adesso devono costruire anche in alto, non solo più piani e basta. Tu sei Graziano, giusto? Hai fatto tanta strada, mantieni lo stesso spirito e diventa campione. Tu sì che ce la puoi fare. Tra parentesi, qui in giro... strumento? Non volevo dire che c'era uno strumento, però... Qua? Oi? Dov'è? Dove diamine è? Non c'è. Ok, non lo vedo. Voi lo vedete? Non è la roccia, vedete? Non posso parlarci alla roccia. Ciao, ignoro lo strumento. Non so perché mi indica che c'è uno strumento qua sopra quando non c'è. Ok, fa niente. Non mi interessa. Non mi interessi tu più che altro. E un tipaccio. Hai l'aria di essere un tipo sicuro di sé, ragazzino. Vorrà dire che farò sul serio. Ok. Sono un tipaccio, ma mi piacciono i puzzle. E mando un Houndoom in campo. Ah, perfetto. Da notare che abbiamo la combinazione perfetta, ossia Rao contro Houndoom, che non posso toccarlo con niente. Posso dare Psycho Shock, non è effetto. Lanciafiamme, non è effetto. Nero Pulsar non fa niente. Quindi per una volta posso dirlo, Rao sei inutile contro Houndoom almeno.
Però c'ho Tiamat. E quindi Tiamat spacca. Tiamat! E Rogodenti. Mi fai poco, vero? Non mi scottare. Non... Ok. Perché Rogodenti può scottare e la cosa può essere abbastanza fastidiosa. Earthquake! Ok. Roundum, ciao. Io ricevo tot punti esperienza. Dovrei riattivarlo il condividi esperienza. Lo attiverò solamente per una certa parte. Non tanto per dare l'esperienza, ho già detto. Però perché voglio essere a livello 55. Ribadisco. La Lega si può battere dal livello 55 in su benissimo. Non c'è bisogno di un altro allenamento. Si sta benissimo anche senza. Tra parentesi, ho lasciato fuoco fatto e non ho messo altre mosse come vampata o altre mosse. Questo perché? Perché ci servirà fuoco fatuo. Oh mio Dio, se ci servirà fuoco fatuo. È quasi indispensabile, ok? Mattias, ho sottovalutato la situazione. A quanto pare sì. Non ti chiederò il pizzetto. Oh mio Dio, è una cosa un po'... Non dico razzista, però brutta da dire, vero? Chiedo perdono. Ok, qua si scende giù. E qua c'è una lotta in doppio, vero? Sì, c'è una lotta in doppio. Repellente finito, ovviamente ne voglio solo un altro. Quindi, vediamo un po' chi mandare. Rao e Tiamat. Perché no? Dai. Possono fare cose meravigliose insieme. Insieme formiamo un duo invincibile. E ora faremo in modo che non te lo dimentichi. Pam, 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 pam. Lana e Conan. Super detective con gli occhiali. Che dalla caccia ai Pokémon rari. Adesso la smetto, per favore, ok? Per favore? Non devo dirvi per favore per queste cose. Allora, credili, l'evoluzione di Lilip e invece Armaldo, l'evoluzione di Anorith. Sono i due Pokémon fossili che abbiamo già incontrato nel deserto, meglio, che potevamo prendere nel deserto. E sono abbastanza buoni, assolutamente. Credili ha un tipo particolare, erba roccia, quindi raramente riesco a ricordarmi con cosa è super efficace, insomma. Se non erro, super efficace è ghiaccio... E altro, adesso non ricordo. Giga assorbimento su un Pokémon di tipo Drago Terra. Vabbè, decente come mossa. Spero solo che Armaldo non mi... Armaldo tentenna, perfetto. Non ho problemi. Lancia fiamme su... Credili. E un'altra volta Frana. Rock Slide. E qua si manda KO Armaldo. Lancia fiamme però, manda KO Credili. Credili è un Pokémon superbo. Probabilmente è il mio... sesto Pokémon preferito della regione di Hoenn, ok? Almeno che si può catturare in Hoenn, non della terza generazione, ok? Tanto per dire. Ok, va benissimo. Tiamat sale di livello, perfetto. Tarapà. Quindi ho fatto bene a metterli davanti. E Armaldo usa Acquarisale. Acquarisale, che mi fa male! O forse no, è vero, Acquarisale è speciale, mentre Armaldo è completamente fisico, se non sbaglio. Andiamo con Dragartigli, perché Dragartigli... E a quanto pare Tiamat è diventato più lento di Rao. O forse non la stessa velocità. Spero abbiano la stessa velocità perché mi servono... Mi servono, fine. Ok, sconfitto Lana e Conan. No, non è possibile, sono costernato signorina. Signorina? In che senso signorina? Non eravate una coppia? Noi... No, non tutti e due si sfondano sul rapporto paritario. Io ad esempio sono un fedele seguace della signorina. Alla faccia! Questa è una coppia Saromaso, non è... Non siete normali voi. Allora, Noregami, Leorio. Vediamo un po'. Ah, ok. Qua si può sia andare avanti che andare a prendere una cosa extra. E ovviamente, come potete chiedermi di andare avanti senza prendere le cose extra? Non potete, perché lo farò lo stesso. Allora, andando qui sotto, si tornerà fuori, a Diridopoli. E come vi ho detto nella parte in cui ho narrato in post-game, qui c'è un MT. Psichico. Mamma mia, prendete questa MT. Vi serve. Ok? Bene, adesso non ho nient'altro da dire. Si torna per 2 secondi fuori, non c'è nessun passaggio che conduce da strumenti nascosti. Avete praticamente fatto. Quindi rientriamo dentro. Potrei attivare Flash. Ci serve Flash, bene. O meglio, per 2 secondi ci servirà Flash, però. Tanto per... Leorio, usa Flash. Sto dentro. Flash. Ok, si vede leggermente meglio adesso, vero? Oh. Ah, c'è uno specialista qua. Bardo alle ciance. Bardo? Bando alle ciance. Mostrami la tua determinazione. Ok, carissimo, come ti chiami? Manuele. Che manda in campo Soak. Ecco qua, la controparte di Throw. Soak. È un buon Pokémon, alla faccia se è buono. Ha 2 abilità. O meglio, 3 se non sbaglio. In ogni caso, le principali sono
vigore e... come si chiama l'altra abilità? Rompiforma, ok. Praticamente... mi ha dato una karate cioppata in faccia. In pratica con rompiforma ignorerete l'abilità del nemico. Quindi potete colpire un Pokémon con le mosse di tipo terra se è il Pokémon avversario a levitazione. Oppure potete colpire... non lo so, un Pokémon che assorbi Volt con una mossa elettrica. Tanto per farvi un esempio. La tua sicurezza può frantumare persino le rocce. E anche io so che lo può fare. Ok. E qua c'è un puzzle per prendere l'MT. Mio Dio quanto è difficile. È difficile? No, non lo è. Allora. Due ovviamente. Adesso andate piano perché non so come bisogna procedere qua. Ok, non si può girare. Bene, adesso fermi. Qui. No, ok, allora un'altra volta qua. Spero che sia così perché voglio prendere questa MT, perché è particolarmente utile e buona. Infatti è lanciafiamme. Quindi, se non avete insegnato al vostro Ninetales lanciafiamme tramite livello, quindi Vulpix tecnicamente, se avete scelto anche voi Ninetales intendo, dovete, per forza, se non volete sprecare una scomacuore, aspettare fino a questo punto. Tra parentesi, anche Leorio impara mosse di tipo fuoco, quindi molti mi hanno criticato della scelta di Ninetales, ripeto. Però, Electrode. Dannazione. Vabbè, non importa, dovrei reggere qualunque attacco. Spero non usi esplosione, però. Vai con Surf. Sei più veloce di me e usa magneto ascesa, perfetto. Dicevo, Leorio anche impara mosse di tipo fuoco, impara vampata e lanciafiamme. Però no, mi spiace, questo Leorio, il Pokémon che mi sono fatto per la mia squadra, alla faccia Melodic, è appunto creato per mosse di tipo, indovinate un po', elettro, non fuoco. Altrimenti non avrei preso Ninetales, avrei preso un Gardevoir, che ne so. Però Gardevoir anche l'ho già preso, inoltre ho cercato di evitare Pokémon con troppi Pokémon che possono mega evolversi. Anche perché poi dai, viene un po' brutta come cosa, no? Con 6 Pokémon che possono mega evolversi. A questo punto faccio prima a mettermi in squadra Kyogre e Latias e finisco prima. Tra parentesi, parlando di Pokémon leggendari, non metterò mai, se ci riesco intendo, in un mio let's play Pokémon, un Pokémon leggendario nella squadra, a meno che non è necessario per fare alcune cose extra ovviamente. Quindi, se i Pokémon leggendari sono necessari, li metto nella squadra, ma non li considero della squadra ufficiale e non li utilizzerò in battaglia, salvo eccezioni. E no, non metterò Kyogre, non ho messo Kyogre e Latias nella squadra, non servono. E ho anche paralizzato uno Swalot. E poi, sempre parlando di Pokémon leggendari, fatemi finire adesso. Tutti i Pokémon leggendari di Hoenn, tranne... quanti? Mi sembra 2 o 3. Si possono catturare prima della Lega Pokémon. Ergo potrei anche non andare a fare la Lega Pokémon, però... come vi ho già detto, voglio andare a fare le cose principali. Perché? Perché sì, i leggendari sono cose extra. Le cose extra si fanno dopo le cose principali. Sì, sono io che parlo che faccio prima tutte quante le cose extra, vero? Però, sì, dovremmo andarlo giù, bene. E ciao, un sacco di stomaco e acidi. Enrico! Tra parentesi, volevo ringraziare CyberOrné per aver fatto la mia grafica nuova del canale, non so se l'avete vista. E bene così. No, fermati, Leorio. Ok, perché sì, ho finalmente aggiornato la grafica del canale, dato che non credo che passiate 24 ore su 24, beh, YouTube aperto sempre sulla pagina del mio canale, quindi... sì, ho cambiato grafica, dopo anni, dopo un anno, mi sembra dopo 7 mesi, qualcosa del genere. Ondoma Draghi, vai, ho introforza ghiaccio, ti distruggo. I Pokémon di tipo drago sono più forti, e te lo dimostrerò con questa sfida. E ho anche un bel costume viola, con dei guanti gialli. E un... mantello. I mantelli però sono brutti. Kingdra. E ovviamente ogni volta che devo usare un Pokémon di tipo elettro magari, però che entra a porta ghiaccio, deve esserci un Pokémon, l'unico Pokémon se non ero di tipo acqua drago, che rompe le scatole. È l'unico Pokémon di tipo acqua drago? Non ne sono sicuro. È il Pokémon di tipo acqua drago che, beh, mi ritrovo davanti. La velocità aumenta di molto, qua ci può essere un problema. Infatti, fuoco all'energia, ok. Questo è un set da cecchino probabilmente, ma... ehi, non lo sapremo mai. Ricordo che questa è l'intelligenza artificiale del gioco Pokémon, quindi non può predictare un qualcosa, no? Sconfitto Fiorenzo! Tu, piccolo! Ti ho sconfitto il tuo bel draghetto.
chiede di dirmi adesso, devo ammettere che non te la cavi male. Ti concedo l'onore di diventare il mio rivale. No, grazie. Tra parentesi, se scendete qui sotto, non ci sarà nulla di particolare. Ci sarà l'altra uscita di Porto Algevoli, sì, di Iridopoli. Sì, ne voglio usare un altro. Allora, party extra. Dove si va adesso? Scusate, mi sono perso. Mi sono perso, perfetto. Ci sono già stato qui? Perfetto. Allora non è qui che devo andare nelle scale. Vedete? Se non si presta attenzione, ci si perde. Fine. Sono qua, vero? No, sono qua. Oh mio Dio, dove sono? Ok, perfetto, mi sono ritrovato, ho ritrovato la retta via. Mettiamo questo, magari trovo uno strumento. Qua non si può andare. Qua si va avanti, qua scende giù. E abbiamo quasi finito la via Vittoria. Sì, abbiamo quasi fatto. Ehi, non capisco una parola di questo allenatore. Atteniamoci ai piani e vai tu per primo. Ehi, l'allenatore ci ha rivolto la parola. Forza, tocca a te a farti avanti per primo. Sensitivo, quindi braccio in mente, giusto? No, sì, due braccio in mente. Wow, mi sono ricordato la categoria delle lotte in doppio. In ogni caso, sì, Musharra e Primeape. Primeape è un attaccante fisico, ovviamente. E credo che sia un attaccante, non so se è un difensore anche. Non ho mai utilizzato Primeape, non penso di utilizzarlo mai, quindi. Ho la strategia! Manco me ne sono accorto, vai. 1, 2, 3, 4. Septelite o Septilite! È quasi Natale, infatti questo video dovrebbe essere caricato il 20, se non sbaglio. O il 21. In ogni caso, Fendifoglia! Gli faccio poco danno rispetto a quello che mi aspettavo. Parafulmine aumenta l'attacco speciale di Asbel. Io uso Scarica e Discharge. Ripeto, adoro questa strategia. È troppo bello attaccare. E ovviamente usa Bullo. Su chi? Su Asbel, sì. Da notare che gli è partita la coda, perché già l'ho spiegato, ma essendo tecnicamente Asbel una lucertola, gli può cadere la coda. E la cosa è molto divertente. Ok, vai con Scarica di nuovo. E proviamo con Fendifoglia. Ah beh, abbiamo l'attacco speciale aumentato. Andiamo con Mega Assorbimento. Alla brutta non glielo mando KO. Ok, l'ho usato lo stesso. Wow! Alla faccia. Questa è la potenza di Mega Sceptile. Un po' debole a ghiaccio, ma che ci volete fare, dai? Parafulmine, non importa. Aumenta l'attacco speciale. E Discharge! E ciao ciao Musharna. Musharna, se non erro, dà anche abbastanza punti esperienza, Leorio, perfetto. Asbel, perfetto. E abbiamo sconfitto Meza, penso si pronunci. E Zara. Zara penso sia il sensitivo e Meza il... il cintura nera. Strumento. Vedete, è là sopra, però non riesco a trovarlo. Lasciamo perdere, ok? Allora, questa è l'ultima via. Però prima, io l'ho notata, ci si può arrivare, vero? Come ci si può arrivare, però? Non so come, però c'è un MT là sopra, vedete? Sì, c'è un MT qua sopra, non so come si prende però. Come si prende quell'MT? Fatemi vedere un attimo. Non ne ho la più pallida idea, vedete c'è un MT là sopra? Non so come si prende. Penso bisogna fare surf da qualche parte. E adesso però non si può fare. Che MT è, tanto per dirvelo? È Forbice X, magari vedrò poi come prenderla. Allora, adesso voglio riattivare il condividi esperienza. Perché? Perché sono faccende mie. Voglio farlo e basta. E adesso andiamo avanti. Ehi, Tonks! Non ti aspettavi di trovarmi qui, eh? Grazie per aver mantenuto la tua promessa. Se sono riuscito ad arrivare fin qui, lo devo a te, Tonks. L'ultima sconfitta contro di te mi ha spronato a impegnarmi al massimo per diventare più forte. Anche tu e la tua squadra avrete sicuramente superato le mille difficoltà per arrivare fin qui. Non è vero, Tonks? Siamo diventati tutti più forti. Riesco a percepirlo anche solo rimanendo così, uno di fronte all'altro. Ma questa volta non mi batterai. Vincerò per i miei Pokémon, che mi hanno dato forza e coraggio. Allora, fatti sotto! Parte la sfida di Lino, allenatore. Come avete visto? Ha una bellissima pietra chiave. Manderei in campo un'Altaria. Già vi ho spiegato com'è Altaria. Io mando in campo Leorio. E siamo qui su una distesa di fiori rossi. Non è a caso questa scelta. Dei fiori rossi, intendo. Allora, usiamo subito Introforza perché è per 4. E quindi Altaria va KO in un solo colpo.
E adesso vi lascerò un po' la host, tra virgolette, perché è stupenda. E adesso condivido un po' i punti di esperienza. E lui manderà in campo Roselia. Fortunatamente ho Rao. Quindi vai. E adesso starò un po' zitto. Oh, tanto per dire, speravo tantissimo in un... beh, in un host personalizzata per l'ultima battaglia di Lino. Perché Lino è un personaggio stupendo, ok? Leore vorrebbe imparare tuono. Ovviamente non glielo insegnerò. È potente, ma ha scarsa precisione. Lo sconsiglio praticamente su tutti i Pokémon, tranne in un Rain Team. Perché mi mandi Magneton? Va bene, usiamo altri Pokémon anche noi, tanto perché lo possiamo farlo. E sì, lo sconsiglio perché ha poca precisione, tranne sui Rain Team, quindi Team con la pioggia, e i Pokémon con insettocchio, ossia Galvantula, bene o male. Magnetonks, non hai levitazione, non puoi avere levitazione, anche se flutto in aria, ti posso colpire con un Earthquake. Ok, abbiamo sconfitto anche Magneton. No, Asturdi! È vero. Tripletta! Ci scotterà, ci paralizzerà, ci congelerà. Non ci ha fatto nulla, perfetto. Se non erro può utilizzare no, non può usare neanche iperpozioni, ricariche totali. Nulla di nulla. Bene. Ciao ciao Magneton. Dunque, punti di esperienza condivisi. E adesso manderei in campo Delcatti. Qui, chi mando? Chi non ha partecipato? Nosferatu non ha partecipato. E Nuregami non mi sembra abbastanza adatta per questa lotta. Anche perché se non erro è l'ultima arrivata, ma lasciamo perdere. Avrà molto utilizzo in Nuregami, ok? Ok, manda pure in campo Delcatti. Anzi, tecnicamente ha senso Nuregami, ma pazienza, dai. Ok. Tot punti esperienza, condivisi anche. Asbel è al 54, quindi abbiamo tutti i Pokémon al 54. Un livello in meno di quello che volevo fare. E lui avrà un Gallade. Infatti, diversamente dai vecchi giochi Pokémon, non avrà un Gardevoir in quanto, beh, adesso c'è la possibilità di un Gallade. E la cosa bella? Ricordo che lui è una pietra chiave. Quindi perché non fare un bellissimo scontro di mega evoluzioni? Ok, Gallade è un Pokémon stupendo, di tipo lotta psico. Non voglio dirvi assolutamente nulla perché è buono. Fine. Fendifoglia, se non erro, è efficace. Idem per Forbice X. Quindi vai. Septilite! Mega Sceptile! La Galladite di Gallade reagisce al mega pendente di Lino. Seto Kaiba! Vai con Fendifoglia! Tanto per dire, è abbastanza pericoloso. Infatti azzuffa, zuffa fa un male che non vi immaginate. Guardate, mi ha tolto praticamente metà vita, più di metà vita. Ci ha fatto lo stesso danno che abbiamo fatto noi a lui. E noi siamo... quanto? 6? Siamo 6 livelli sopra. Tanto per dire quanto è buono Mega Gallade. Fendifoglia. Però non è abbastanza buono da sconfiggere il nostro Asbel. Abbiamo sconfitto Lino. E Nuregami se l'è al 55, perfetto. Hai sconfitto Lino. Abbiamo perso. Che rabbia. Tonks, voglio ringraziare te e la tua squadra. Avete lottato con noi attingendo a tutta la vostra forza, dimostrandoci il massimo rispetto. Grazie. E poi, grazie di cuore anche a te, Gallade. E a voi tutti, miei cari Pokémon. Grazie a voi sento di aver fatto ancora qualche progresso. Ah, dimenticavo, questo è per te, Tonks. Prendila come ricordo della lotta che io, il mio Gallade e il resto della mia squadra abbiamo fatto con te. Abbiamo ottenuto la pietra albore, necessaria per far evolvere un Kirlian e un Gallade. Usa questa pietra albore su un Kirla maschio, se ti capita di averne uno in squadra. Oggi non sono riuscito a batterti, Tonks, ma continuerò ad allenarmi e prima o poi... Promettimi che la prossima volta mi concederai la rivincita. Promettimelo. Lo farò, Lino. Lo farò. Però prima, se non erro qui, se avete anche cascata, giusto? Si può fare surf? Non si può fare surf, ok? Sono un idiota. Allora forse è un po' più dietro. Mi sono dimenticato di questa cosa. Infatti, fatemi un attimo controllare.
c'era scritto che si poteva utilizzare Surf qui. E questa cosa mi interessa. Ah, ok, è vero, sono un idiota, si può usare Surf qua. Ecco, volevo andare a prendere Forbice X, tanto per dire. Quindi lo so, ho un po' distrutto il, la, si dice, breaking the mood, ossia l'atmosfera. Però, che ci volete fare, dai? Meglio romperla adesso che non romperla più. Ah, comunque sì, finalmente anche Lino è diventato popolare, tra virgolette. Da un fruscello d'erba, è brutto detto così perché ha la testa verde, però da un rametto, ecco, malato, che era malato, era timido, era un bambino, è cresciuto, si vede proprio, lo sprite, o meglio, il modellino 3D, sembra molto più maturo adesso, e non perché ha la pietra chiave, anzi. Oggi non sono riuscito a battere Titonks, ma continuerò ad allenarmi e prima o poi, promettimi che la prossima volta mi concederai la rivincita, promesso, promesso, promesso. Ok, e adesso andiamo avanti, verso l'uscita della via Vittoria. Addio repellenti, e abbiamo fatto. Questa è la Lega Pokémon. Pochi passi ci separano dalla magnifica struttura che è quest'ultima. Vedete? Accesso alla Lega Pokémon. Quindi, andiamo avanti. C'è un viottolo, niente male. E lì, o meglio, qui davanti, c'è la bellissima Mewtwonite Y. Ok? Bene. Nella prossima parte affronteremo la Lega Pokémon. See you next time!